tutti, sono Roberto, benvenuti al video tutorial numero 13 di 3D Studio Max, sempre a cura della Archibit Generation. Vi ricordo il nostro sito www.archibit.net per qualsiasi informazione riguardante i nostri corsi di AutoCAD 3D Studio, Photoshop, Illustrator e via dicendo, oppure per scaricarvi qualche modello già pronto per lavorare. Allora, che cosa facciamo oggi? Oggi facciamo un esercizietto semplice con dei modificatori avanzati. Qualcosa l'abbiamo già vista in qualche precedente video tutorial, invece qualcosa è completamente nuovo e così ci esercitiamo un pochino. Questi sono dei render del lavoro già fatto, naturalmente ci sono materiali, luci e via dicendo. Allora, andiamo in Vista Prospective e andiamo a prendere una spline primitiva, normalissima, senza grossi fronzoli, e andiamo a prenderci un bel rettangolo, ok? Lo facciamo così ad occhio, diciamo, ok? Ecco qua, un bel rettangolino. Poi andiamo su Modify, trasformiamo in Editable Spline. Andiamo sui vertici, li evidenziamo tutti quanti, e il metodo migliore ovviamente è mettendoci in vista tops, cioè dall'alto, in vista top. Andiamo sul comando fillet, che noi ormai conosciamo benissimo, e rendiamo un po' rotondeggianti questi angoli, ok? E questa sarà la base del nostro tavolo, e questo abbiamo fatto. Ora, vogliamo fare una rastremazione, una sezione un attimino più carina del nostro tavolo, senza necessariamente fare una semplice estrusione. Allora, andiamo sempre su Create, prendiamo una linea e facciamo la sezione del disegno, diciamo, della rastremazione del nostro tavolo, ok? Quindi cerchiamo di farlo magari un pochino arzigogolato, così, per cercare di fare una sezione un attimino più carina, più elaborata, ok? E quindi con la nostra linea facciamo un po' di verticini qua e là, facciamo un zig zag, ok? Ecco, questa dovrebbe essere la sezione vista di lato. Tutto ciò ovviamente lo dobbiamo un attimino diciamo rotondeggiare, quindi anche in questo caso vado a selezionare qualche vertice che non mi piace così squadrato, vado su fillet e faccio lo stesso che ho fatto con il mio bravo rettangolo iniziale, ok? Ecco qui, perfetto, diciamo che ci siamo quasi. Vado a diciamo a elaborare, anche a stondeggiare un pochino anche questo angolo, e diciamo che la nostra sezione è fatta. Allora, seleziono il rettangolo, poi prendo un altro modificatore che si chiama sweep, clicco pick e vado a cliccare sopra la nostra sezione, ed ecco che cosa è successo: ho la cornice del piano del mio tavolo già pronta e rastremata. Poi faccio una copia, vedete, del rettangolo, l'ho messa una sopra l'altra, e do una semplice estrusione, così vado a riempire questa cornice, ok? Quindi vado con extrude, do un minimo spessore, ok? Poi vado a prendermi il primo rettangolo, cioè quello con la rastremazione, riaccendo lo sweep, ed ecco qua che cosa abbiamo. Abbiamo un tavolo già pronto, ovviamente devo sollevare un attimino l'estrusione centrale. Ecco fatto, un piano, diciamo, discreto. Vedete che c'è il disegno della sezione che noi avevamo fatto, ed è un tavolo un attimino più elegante. Ora devo fare le gambe del tavolo, per cui vado in vista top, faccio un quadrato selezionando ovviamente l'opzione rectangle, faccio un quadrato, lo trasformo sempre in editable spline, ok, seleziono i vertici, uso il mio fillet che ormai praticamente uso per qualsiasi cosa, e voilà, perfetto, questa è la sezione della gamba del nostro tavolo. Ora vado ad usare un ennesimo modificatore molto importante,
Ecco fatto, clicco sulla sezione, poi vado a prendere il bevel, vado a prendere il bevel e poi vado a mettere dei parametri, li inserisco nella tendina dei valori del bevel. Quindi a livello 1, cioè appunto la prima estrusione, la diamo a meno 20, così le gambe partono proprio già verso il basso. Poi adesso voglio che si restringa, ma dopo questi primi 20 centimetri, per cui vado al livello 2. Do un'altra estrusione, sempre negativa, questa volta di un 44 centimetri, ok? E poi do un outline. L'outline decido quindi di metterla, diciamo, di 1,5. Vedete come si è ristretta la gamba del mio tavolo, ma solo dopo i primi 20 centimetri, che è il livello 1. Poi vado sul livello 3, do un'ulteriore estrusione negativo di 2,5 cm e un outline che stringe completamente la gamba, fa il piedino, diciamo, della gamba del tavolo, ok? A questo punto mi metto in vista top con wireframe, così vedo tutto in trasparente. Prendo la gamba, faccio delle copie, ovviamente con Instance, faccio delle copie. Ecco qua, andiamo un po' avanti, abbiamo le quattro gambe del tavolo, ok? Torno in vista Prospective ed ecco qua il nostro tavolo fatto, ok? Ora lo prendiamo tutto quanto, lo tiriamo su sopra il pavimento, questo perché io sono molto pignolo, molto, e quindi voglio che sia almeno sopra la griglia. Ok, diciamo il tavolo è fatto. A questo punto facciamo la tovaglia. Quindi io prendo un rettangolo, ok, un semplicissimo rettangolo, ad occhio faccio una tovaglia ovviamente che sporge perché poi diciamo i lembi della tovaglia dovranno cadere dolcemente sopra il piano del tavolo. Ok, allora abbiamo questo bel rettangolone. Il rettangolo vado appunto a metterci un garment maker che è un modificatore, ci metto una densità pari a 1, ok? Quindi garment maker densità 1, ok? E questo è il primo passo per fare la tovaglia. Adesso se noi andassimo a vedere appunto tutte le facce di cui è composta questa tovaglia, vedremo milioni di faccettine tutte malleabili, ok? Allora, adesso io vado a mettere, avendo selezionato la tovaglia, vado a mettere un altro modificatore che è il cloth, cioè modificatore tessuto. Clicco su Object Properties, proprietà dell'oggetto. Ora vedete cosa sto facendo, seleziono cloth e scelgo un tipo di tessuto, direi un cotone, ok? Quindi un tessuto un po' pesante. Poi aggiungo un oggetto e aggiungo appunto il piano del tavolo e lo uso come oggetto di collisione, ok? Collision Object. Clicco ok, per cui la tovaglia andrà a cadere sopra il tavolo, ok? Devono essere selezionati Solid Collision, Self Collision e direi anche di tenere tesa questa tovaglia che piano piano cade sul piano del tavolo andando a selezionare anche Tension, ok? Poi clicco su Simulate Local per avviare questa simulazione e andiamo a vedere che cosa succede. Succede che la tovaglia lentamente cade sopra il piano del tavolo. I lembi vanno verso il basso come gravità insegna e abbiamo la nostra tovaglia, diciamo probabilmente stirata con un appretto eccessivo, quindi un pochino rigida, ma comunque ce l'abbiamo. Ok? Ecco qua, leviamo tension, ecco qui la nostra tovaglia. Che dite? Ma sì, dai, è una tovagliettina, niente di che, insomma, no? E quindi sappiamo usare anche questi due modificatori, Garment Maker e Cloth. Va bene? Poi potete tornare indietro, rivedere, tornare indietro, rivedere, sino a quando non ve lo ficcate bene in testa. Adesso facciamo un pochino di oggetti sopra questa tovaglia, quindi facciamo un due teiere. Facciamo un due teiere che andiamo ad elaborare con due modificatori che in realtà abbiamo già visto in un precedente esercizio, ma andiamo a dare un'occhiata, quindi metto il modificatore FFD 3x3x3 che avevamo già usato in precedenza, selezioniamo
seleziono i control point di questo esoscheletro che si forma attorno alla teiera, tiro su i control point superiori, prendo i control point mediani semplicemente selezionandoli con un rettangolo, vado su scale e aumento la scalatura. Anzi, in questo caso la restringo semplicemente in larghezza, ok? Poi prendo di nuovo quelli superiori e li sollevo o li abbasso a seconda di quello che voglio fare, ok? Ecco fatto, no, così non mi piace, restringiamo nuovamente. Vabbè, qua si tratta di usare Select and Move, Select and Scale e via dicendo. Direi di prendere anche i control point di base, di dargli una bella slargata, così facciamo una specie di teiera bella strana, ecco, però un pochetto più carina, no? Allora, qua abbiamo usato FD 3x3x3. Adesso invece qua usiamo lo stretch. L'abbiamo sempre usato in un altro video tutorial, ma usiamoli di nuovo, così facciamo un po' di esercizio. Ecco qua lo stretch è un pochetto più semplice, vado a variare questi due parametri, a me basta variare proprio lo stretch, così la facciamo alta e lunga, ok? Ecco qua, abbiamo appoggiato due oggetti sopra la nostra tovaglia che è poggiata sopra il nostro tavolo. Facciamo un'ellisse, così facciamo un vassoio. Ok, eccolo qua. E andiamo ad utilizzare, adesso qua l'ho isolato così vediamo un pochino meglio, andiamo ad utilizzare nuovamente il bevel, ok? Quello che abbiamo usato prima per la gamba del tavolo. Gli diamo questi parametri che vedete adesso. Allora, livello 1 mettiamo 2 centimetri, e vedete che si è formata una specie di tagliere a fianco, ma non è quello che ci interessa. Diamo un outline. Abbiamo un outline, ma sì, diciamo 4,64, vediamo che succede. Ok, si è allargato nella parte superiore. E ora mettiamo a livello 2 una estrusione, negativa, diciamo di 2,6. Ok, vedete che già abbiamo un'idea di quello che verrà fuori. È un outline finale di meno 4,2 all'incirca. Ok, ecco, diciamo uno spessore minimo, un piatto che potrebbe essere un piatto di metallo. Ok, ecco qua il nostro piattone da portata messo sopra il tavolo. Ci mettiamo sopra qualcosa, ma sì, con l'autogrid disegniamo una sfera, una semplicissima sfera. La tiriamo su con Select and Move, ok, e voilà, ecco fatto. Poi su Hemisphere mettiamo un valore di 0,5, così la seghiamo a metà e la ruotiamo di meno 180 gradi. Adesso non la vediamo più, ma noi con Select and Move ritiriamo, ecco, la parte di semisfera che ci interessa. A questo punto, che facciamo? Convertiamo tutto in edit poly. Vi ricordate l'edit poly? L'avevamo già visto con una palazzina meravigliosa in una delle precedenti video lezioni. Andiamo a selezionare tutti i poligoni. Andiamo un po' avanti se non vi addormentate. Ecco qua, selezionati tutti i poligoni, li cancelliamo. Adesso ovviamente è tutto vuoto. Andiamo a metterci un modificatore che si chiama Shell, che abbiamo già usato anche questo, così diamo un minimo di spessore. Lo spessore, allora con l'outer amount lo diamo che cosa diamo? 0,2, e abbiamo una nostra ciotolina che andiamo a copiare, così mettiamo un 2-3 ciotoline sopra questo piatto. Poi prendiamo magari la prima ciotolina, la mettiamo fuori. Ok, qua mettiamo copy non instance perché variamo un pochino la forma, quindi andrei su scale, la slargherei tutta quanta sino a farla diventare un piatto. Ok, potrebbe essere un piatto tondo molto semplice. Ok, ecco
Ecco qui, diciamo che questa può essere la misura. Vado a prendere nuovamente una delle ciotole che stanno dentro il vassoio, la copio, la porto sopra il piatto e vabbè, abbiamo così qualche oggetto sopra il nostro tavolo. Perfetto, abbiamo finito anche per oggi. È stato strepitoso stare con voi e con questi modificatori avanzati. Vi ricordo il nostro sito www.archibit.net per tutte le informazioni riguardanti tutti i nostri corsi. Un saluto da Roberto e alla prossima. Ciao, ciao!